vorrei solamente ritornare in Italia. E se passo il carcere, ok, almeno vedo la mia mamma, che mi manca tanto. Maryam Rehaili, di origine marocchina, ha aderito allo Stato Islamico ed è stata condannata a 4 anni per terrorismo internazionale dopo la sua partenza per la Siria dalla provincia di Padova. Sono un terrorista per il governo italiano, però sinceramente io non ho fatto niente in Italia né in Siria. Io vivevo normalmente come un adolescente. A 19 anni è stata adescata in rete dallo Stato Islamico. Questo che mi ha attirato si chiama Bujana Homse, però il suo vero nome non lo so. Mi ha parlato sul Telegram, chat segreta. Mi ha fatto un gran lavaggio al mio cervello e dopo mi ha chiesto di sposarmi. Ho rifiutato, ho detto no, non mi sposo. Mi ha detto ok, almeno cerca di uscire da lì, dall'Italia, deve raggiungere Siria perché Allah ci ha detto di fare questo. Sinceramente ho chiuso gli occhi, ho aperto gli occhi e mi sono trovata qui in Siria. Maryam è arrivata nel 2015 a Raqqa, la capitale del califfato, che è oggi una città distrutta dopo mesi di battaglia per liberarla. Siamo nella piazza centrale di Raqqa, dove sfilavano i combattenti dello Stato Islamico giunti anche dall'Europa, compresi gli italiani. E su queste inferriate infilavano le teste dei prigionieri decapitati. Ancora prima di partire per la Siria, Maryam non vedeva l'ora di togliere la testa a qualcuno, come risulta dagli atti dell'inchiesta giudiziaria. No. Adesso sostiene di aver aperto gli occhi una volta arrivata a Raqqa. Quando sono venuta qui in Siria ho visto la verità dell'ISIS, cioè non è lo Stato Islamico, diciamo. E lì sinceramente ho capito che ho sbagliato. Ma grazie alle intercettazioni si è scoperto che Maryam, almeno all'inizio, avrebbe fatto parte della brigata femminile Al-Qamsa, delle bandiere nere. Lei smentisce. Ma soprattutto i raid alleati ai russi devono aver accelerato il pentimento della giovane jihadista. Era un orrore, cioè, dopo bombardamenti sento gente che urla, sento bambini, vado all'ospedale per vedere quello, cioè, ero sempre scioccata, piangevo. Ho cercato di ritornare in Italia, però non sono riuscita, non era così facile uscire dall'ISIS. Ho parlato con mio padre, mi ha inviato i soldi, l'ultima volta 3.000 euro per uscire, però mi hanno arrestata, mi hanno preso i soldi, mi hanno portata al carcere. Hanno cominciato a sospettare su di me, hanno detto che sono una spia. Solo il matrimonio con Mujahed, palestinese a Raqqa, la salva da guai peggiori. Che mio marito non ha mai combattuto l'YPG, cioè combattevo solamente il governo siriano, perché è venuto qui per questo. C'erano jihadisti europei, soprattutto di Francia, francesi e tedeschi, soprattutto tedeschi c'erano troppi. Lo scorso anno le forze democratiche siriane guidate dai curdi assediano Raqqa, ma Maryam con il figlio e marito lasciano in tempo la città e provano a fuggire dalla Siria. Cercavo di andare a Turchia e andare all'Italia dopo e mi hanno arrestata. Catturata a un posto di blocco curdo, Maryam e figli sono rinchiusi da 6 mesi in questo campo nel nord-est della Siria. Questo è il più grande, ma il più piccolo. Assieme a un migliaio di jihadiste straniere con i loro bambini che non possiamo filmare. Puoi far vedere il video a mia famiglia? Sì, ce ne sono troppi jihadisti che sono già arrivati lì in Europa. Credo che i governi non lo sanno, ma ce ne sono troppi, soprattutto in Turchia. Ne conosco tante che sono arrivate lì, le donne ne conosco tante che sono arrivate lì, ma non posso dire il loro nome. I curdi continuano a combattere contro le bandiere nere con l'appoggio alleato. Siamo in prima linea con le forze democratiche siriane che stanno circondando gli ultimi villaggi in mano allo Stato Islamico al confine con l'Iraq. This is the Shisha, is full Daesh ISIS. Di notte l'artiglieria delle truppe francesi martella le postazioni del califfato. E di giorno i civili si arrendono, issando sulle case la bandiera bianca. Maryam sembra disperata. Mi sono un po' pentita tanto, però ormai è troppo tardi, non so più che fare. Ho il marito in prigione, ho bimbi.
Voglio solamente dire a mia mamma che mi manca tanto, di perdonarmi, ma io ho già fatto quello che non dovevo fare.